Benvenuta Katia. Allora, oggi sono qui per realizzare insieme a voi questo poncho con le maniche. Allora, inizialmente, quando ho iniziato il lavoro, diciamo, la mia idea era di fare un maglione, però poi man mano che andavo avanti ho cambiato idea. Io sono così, parto per fare una cosa, poi man mano strada facendo cambio idea. E così poi ho deciso di fare questo poncho. Forse nel tutorial mi sentirete dire qualcosa che faccia pensare che sto per realizzare una maglia. E poi invece, man mano che sono andata avanti, ho cambiato idea. Comunque, allora, infatti io sono partita dal collo, quindi questo è un top down. Quindi sono partita dal collo e man mano che andavo giù, andavo ad aumentare le maglie alte, quindi aumentando le maglie alte il lavoro si è allargato. Qui è stato, diciamo, volontariamente. Poi, quando ho deciso di fare il poncio, ho deciso di allargare ancora un po' in modo da formare il poncio. E poi ho deciso anche di fare le maniche, sempre con lo stesso punto, in questa maniera. Allora, vi dico anche il filato che io ho usato. Io ho usato questo filato Lisa Lurex Cuore Rosso. Allora, questo è un filato, è un acrilico 90% acrilico 3% Lurex, lavorato con l'uncinetto del numero 5. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 4, 4 e mezzo, quindi io ho usato mezza misura più grande, ok? Non ricordo se ho detto che è un gomitolo da 50 grammi ed è 133 metri. Allora, questo filato io l'ho acquistato da Giuseppe Celentano. Quindi, per chi, diciamo, per chi è interessato, per chi vuole lo stesso filato per ottenere lo stesso risultato, nel box informazioni sotto il video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Celentano. E in più vi lascerò anche il numero di telefono in modo per chi diciamo lo volesse contattare per chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda questo filato e altri filati che ha il signor Celentano. Ok, allora, detto questo, penso che possiamo passare al tutorial. Vi bacio tutti, vi ringrazio sempre per avermi seguito. Ciao. Allora, io per iniziare il mio lavoro ho preso la circonferenza del mio collo, quindi in base ai miei centimetri ho calcolato il multiplo di 3 catenelle. Quindi ho avviato 90 catenelle e questa è la circonferenza del mio collo, ok? Quindi non voglio una scollatura molto ampia, la voglio giusta in questa maniera. Quindi fate altrettanto, si parte dal collo, poi man mano che si va avanti il lavoro si allarga. Quindi prendete la circonferenza e calcolate il multiplo di 3 catenelle, ok? Adesso ho fatto le mie catenelle, ho chiuso a cerchio. Tiro su il punto, il primo punto, entro nella stessa maglia e faccio an ancora delle maglie allungate. Il punto puff, una catenella, rientro ancora 3 maglie allungate, 2, 3, chiudo fino alla penultima maglia e poi così. Chiudo. Adesso 1, 2 nella terza maglia faccio ancora due gruppetti di maglie allungate di punti puff. 1, 2, 3. Chiudo una catenella, rientro ancora 1, 2. 3 e chiudo così. Ripeto, salto 1, 2 e nella terza ripeto il punto puff. 1, 2, 3.
una catenella, rientro, 1, 2, 3, così, ok? Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Adesso salto 2 maglie e nella terza inizio a fare il punto puff. 2, 3, una catenella, rientro, 1, 2, 3. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine. Adesso vado a chiudere qui dentro dove abbiamo la catenella di separazione con una maglia bassissima. Così. Allora, io in tutto ho 30 motivi, 30 motivi contando così a coppia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 in tutto. Allora, ho chiuso con una maglia bassissima nell'archetto di una catenella e adesso allungo la maglia. Prendo il filo, rientro e faccio 1, 2 e chiudo una catenella. Rientro 1, 2, 3 e chiudo una catenella di separazione. Andiamo nel prossimo archetto e facciamo 1, 2, 3 e chiudo una catenella di separazione. Rientro 1, 2, 3. Una catenella, facciamo una catenella di separazione. Vado nel prossimo archetto di una catenella e lavoro il punto puff. Faccio ancora una catenella di separazione, 2, 3. Una catenella di separazione. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro, adesso vado a chiudere qui nella catenella di separazione con una maglia bassissima, così. Adesso allunghiamo di nuovo il punto, rientriamo e facciamo ancora dei punti puff. Una catenella, rientro, 3 maglie allungate, così. Adesso qui dove noi abbiamo fatto la catenella di separazione facciamo una maglia alta. Andiamo nel prossimo qui dove abbiamo le maglie allungate e lavoriamo le maglie allungate così. Una catenella, rientro, 2, 3. Adesso una maglia alta qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione, maglie allungate, rientro 1, 2, 3, una maglia alta. Ok, quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine, ho fatto i miei punti puff, una maglia alta e adesso vado a chiudere qui dentro la catenella di separazione. Adesso allungo il punto, rientro e faccio ancora 2 punti puff e chiudo una catenella, rientro, ancora 3 punti puff, così e chiudo. Adesso noi qui abbiamo una maglia alta e entriamo qui vicino alla prima maglia alta, facciamo una maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta. Allora, sì. Così, facciamo così, in questa maniera, una maglia alta, saltiamo la maglia e qui facciamo un'altra maglia alta. Quindi in tutto dobbiamo fare 2 maglie alte.
vado nel gruppo delle maglie allungate e faccio una catenella, rientro 3 maglie allungate, così. Una maglia alta qui dove abbiamo la maglia alta e una maglia alta qui. Qui della maglia alta che abbiamo fatto prima resta qui al centro, ok? 3 punti puff. Quindi dobbiamo fare il giro così. Allora facciamo il punto puff, 2 maglie alte, punto puff, 2 maglie alte e il punto puff. Adesso vado qui dove abbiamo la maglia alta, entro e faccio una maglia alta, rientro ancora una maglia alta, ok? Così per tutto il giro. Anzi, scusate, questo giro lo dobbiamo ripetere. Facciamo questo e poi ancora 4 volte, quindi in tutto dobbiamo ripetere questo giro per 5 volte. Qua. Allora io sono andata avanti per 5 giri, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi abbiamo fatto il punto allungato, il punto puff e poi 2 maglie alte, ok? Per 5 volte, quindi abbiamo fatto 5 giri. Con 2 maglie alte. Adesso cambiamo. Quindi ho chiuso e non ho chiuso neanche bene. Allora chiudo bene qui. Entro nella catenella di separazione. Quindi entro direttamente così come una maglia bassissima. Adesso allungo il punto e rientro. Quindi faccio il punto puff. Sono 3. Rientro 1 2 3. Adesso le maglie alte aumentano, quindi facciamo una maglia alta, 1, anzi facciamo così, scusate. Allora, una maglia alta qui al centro. E una maglia alta qua, così. Quindi facciamo adesso 3 maglie alte e il punto allungato. Una catenella, rientro. Vado qui dove abbiamo le maglie alte, quindi vado nella prima maglia alta, qui al centro delle 2 maglie alte. E una qui, così. Dopo due, tre, uno, due, tre. Quindi adesso dobbiamo andare avanti con 3 maglie alte in tutto per 7 giri. Quindi per 7 giri facciamo il punto puff, 3 maglie alte, punto puff, 3 maglie alte, punto puff. Ok? Quindi per 7 giri andiamo avanti così. Fatti 7 giri con 3 maglie alte, adesso vado qui a chiudere con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare 4 maglie alte. Faccio il punto puff così. Quindi adesso qua noi abbiamo 3 maglie alte e lavoriamo invece di 3 maglie alte, facciamo 4 maglie alte. 2 3 4 e il punto puff. Così. Ok, quindi facciamo 4 maglie alte per 4 giri, totale 4 giri. Infatti
In pratica, man mano che andiamo avanti, allarghiamo, il lavoro si allarga. In pratica, noi dobbiamo arrivare qua, al gomito, ok? Dobbiamo arrivare proprio al gomito. Da qui in poi, poi cominciamo a chiudere e fare le maniche. Quindi ci ritroviamo quando abbiamo fatto 4 giri con 4 maglie alte invece di 3. Fatti 4 giri con 4 maglie alte, adesso facciamo 5 maglie alte, quindi facciamo il punto puff 1 2 3, una catenella, rientro 1 2 3, ecco. E quindi adesso lavoriamo 5 maglie alte, 1 2 3 4 5 e ripetiamo il punto puff. Allora, adesso dobbiamo andare avanti con le 5 maglie alte fino ad arrivare al gomito, leggermente diciamo più sopra. Qui vi faccio vedere, qua sopra al gomito, qua. Lavorando sempre le 5 maglie alte, ok? Quando arriviamo alla misura, alla nostra altezza del gomito, allora poi chiudiamo e formiamo le maniche, ok? Quindi andiamo avanti in questa maniera, lavorando 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Ci ritroviamo poi quando dobbiamo chiudere e fare le maniche. Allora, io sono arrivata alla mia altezza, sono arrivata a 34 centimetri, ok? Nel frattempo ho fatto anche una manica, ecco. Ora, io ho fatto questa manica che viene qui leggermente a palloncino. A me piace così, a me piace molto, perché qui ho fatto delle diminuzioni. Se a voi non piace la manica in questa maniera, che viene leggermente a palloncino, allora andate avanti come si presentano le maglie. Quindi abbiamo finito che stavamo lavorando 5 maglie alte, fra un motivo e l'altro. Io man mano che sono andata avanti, quando ho iniziato la manica, ho iniziato invece di 5 maglie alte, ne ho fatte 4. Quindi ho fatto 2 giri con 4 maglie alte, 2 giri con 3 maglie alte e poi ho proseguito fino adesso. Devo ancora continuare, quindi continuerò fino alla fine della mia manica con 2 maglie alte. Quindi ho fatto 4, 3. 2, 2 giri con 4 maglie alte, 2 giri con 3 maglie alte e poi sono andata avanti con 2 maglie alte, ok? Come ho diviso il lavoro? Quindi ho messo i motivi uno sull'altro. È molto facile e semplice da fare così. Quindi qui ho lasciato 6 motivi per chiudere la manica, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E la stessa cosa faccio adesso di qua e lo facciamo insieme. Io qui ho già messo i miei marcapunti. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Allora, iniziamo a fare la manica. Entro qua, dove ho il punto puff. Prendo il filo, io faccio un nodo e poi nascondo il filo. Quindi faccio una catenella, allungo il punto e faccio il punto puff. Una catenella, rientro 1, 2, 3. Così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado di qua. Dall'altra parte metto il lavoro così sul dritto, entro e faccio una maglia bassissima. Questo lo posso togliere
Adesso una catenella, allungo il punto e faccio il punto puff. 1 e 2. Quindi adesso qui abbiamo 5 maglie alte, salto la prima, vado nella prossima, faccio la maglia alta, maglia alta, maglia alta e maglia alta, quindi sono 4. E il punto puff. E vado avanti così fino a qui dove abbiamo iniziato e abbiamo fatto anche le catenelle. Quindi facciamo il giro. Eccomi, allora ho fatto tutto il giro, sono arrivata qui dove abbiamo iniziato. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso di nuovo il punto, facciamo il punto puff, catenella, rientro. Quindi qui dove abbiamo fatto le 5 catenelle, lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, io vado sotto, 3, 4, 5, così mi viene facile. E continuo qui con il punto puff. Quindi adesso lavoriamo come ho già detto, due giri con 4 maglie alte, due giri con 3 maglie alte e poi andiamo avanti fino alla fine della manica con 2 maglie alte. Ok? Eccomi qua, ho finito la mia manica, quindi io con 2 maglie alte sono andata avanti per 16 giri per quanto riguarda la mia di manica per il mio braccio. Allora, finiamo, facciamo un bordino così. Io nell'altra manica ho finito in questa maniera. Ho fatto questo bordino così. Se volete, lasciate, cioè fate questo bordino, oppure potete lasciare benissimo così, fatto un giro a maglia bassa, come preferite. Allora, faccio 3 catenelle. Quindi vado qui nella maglia, salto questa, la prima, la maglia seguente e vado nella prossima maglia, faccio una maglia alta. Una catenella, torno indietro e faccio 3 maglie allungate, così. Adesso qui abbiamo fatto la maglia alta, salto la maglia, maglia seguente, maglia alta, una catenella, torno indietro dove abbiamo fatto la maglia alta e faccio le maglie allungate, 2, 3 e chiudo. Maglia alta, catenella, torno indietro, maglie allungate, 2, 3, maglia alta, catenella, vado qui con l'uncinetto dove ho fatto la maglia alta, qui, e quindi entro e faccio 3 maglie allungate, così. Il lavoro viene così. Quindi se volete potete fare la stessa cosa qua nel collo oppure nel collo. Se non vi piace fate tutto un giro a maglia bassa. Se non vi piace la maglia bassa lasciate così com'è. Ok? Allora finiamo la manica qui. Se io lascerei così. Oppure possiamo fare sempre un bordino in questa maniera, come stiamo facendo nelle maniche e nel collo. Va bene? Quindi scegliete voi cosa, come volete finire il lavoro, se con delle maglie basse, oppure lasciare il lavoro in questa maniera, oppure mettere delle frange, oppure fare il bordino così, come ho fatto qua in questa manica. Fate voi, ok? Allora,
Il tutorial è finito, spero che, insomma, è una lavorazione facile, è una cosa, diciamo, come dire, un po' originale, ecco. Di solito si vedono i copri, come dire, il coprispalle a fascia. Io invece questa volta ho iniziato come, è una lavorazione top down, ho iniziato dal collo e sono andata, sempre a scendere. E poi vengono queste maniche in questa maniera, che a me piace molto. Quindi su, diciamo, da mettere su un maglione, dei maglioni pesanti, insomma, per le ragazzine penso che questo è molto carino. Ok? Allora, ripeto, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao, un bacio a tutti.